Oggi vi parliamo dei prodotti adatti all'allenamento, partendo dal vostro amato Energy Amino. Allora, quando vi arriverà a casa, troverete al suo interno già un piccolo dosatore con le quantità giuste che dovreste prendere. Un dosatore sono 40 grammi e basta shakerarlo insieme all'acqua e l'Energy Amino è subito pronto. Soltanto che, se non avete mai preso dei booster pre-workout, noi vi consigliamo di iniziare da mezzo misurino e combinarlo con la stessa quantità d'acqua. Perché l'Energy Amino è così speciale? Perché al suo interno ha citrullina, betalanina e tutti gli amminoacidi che ti aiutano a dare l'energia giusta al muscolo. In più ci sono caffeina e guaranà che ti danno quel boost per dare il massimo durante il tuo workout. L'Energy Amino consigliamo di prenderlo massimo 2 volte a settimana. Gli altri giorni, se vi allenate fino a 5 giorni, consigliamo di prendere gli amminoacidi ramificati, BCAA, prima dell'allenamento, insieme alla creatina. Quindi daranno energia, perché la creatina ti aiuta a prendere direttamente l'energia dalla massa grassa per trasformarla in energia e non utilizzare il glucosio nel sangue. E invece anche i BCAA aiutano immediatamente, che sono anche negli Energy Amino, a dare l'energia e il tono al muscolo. Altre cose che ci chiedete continuamente sono quando utilizzare i recovery amino. Allora, i recovery amino hanno al loro interno, a parte in questo caso i frutti rossi, ma li abbiamo anche al melograno, anche gli amminoacidi ramificati e la glutammina. Anche questo vi consigliamo di prenderlo 2 volte a settimana. Anche qui c'è il misurino all'interno. E gli altri giorni invece di prendere le pasticche di glutammina. E questo allora va preso immediatamente dopo l'allenamento, perché aiuta a dare tono al muscolo. Invece da prendersi 30 minuti dopo per rigenerare il muscolo nel più lungo termine, abbiamo le nostre amate whey protein. Quindi moltissimi ci chiedete: posso usare whey protein e recovery amino? La risposta è sì. I ricoveri immediatamente dopo, le whey 30 minuti dopo, perché il primo, cioè i ricoveri, vanno direttamente nel muscolo, invece le whey, ovviamente attraverso il processo di digestione, vengono poi assorbite. Quindi sono perfette e qui quindi potete trovare tutti i prodotti che faranno di voi dei master della palestra e dell'allenamento, per avere l'energia e il recupero necessario per ottenere di più dal vostro allenamento. Se avete ulteriori domande, mi raccomando, commentate ed iscrivetevi al nostro canale.